Come sempre, il momento dedicato alla medicina, alla salute. Torna a voi con il dottore Grosso. Luigi Grosso, grazie dottore come sempre di essere qua con me. Voi sapete che da un po' stiamo dedicando questo momento della medicina a un particolare settore. Infatti, il dottore Grosso è specialista in chirurgia della spalla e del gomito presso l'ospedale San Gennaro di Napoli. E aggiungo sempre non solo perché la sua preparazione è vastissima, però la sua specializzazione è questa. Da tempo stiamo parlando del dolore. Nelle sue varie manifestazioni e localizzazioni. Oggi parleremo di cervicobracalgia, volgarmente detto. Dolore al collo. Chi di noi non ne soffre, magari momentaneamente, croni, in maniera cronica, per motivi, non lo so, di, di postura, per motivi di lavoro, ma sarà il dottore Grosso a farci adesso una illustrazione, come sempre semplice per noi che vogliamo solo capire. Allora, dottore, cervicobrachialgia. Anzitutto, buonasera a tutti. Parliamo della cervicobrachialgia. È stato scelto questo argomento non a caso perché <ride> mh, purtroppo è un un problema che affligge tantissime persone eh, chi ci segue da casa eh, sicuramente si ricorderà che abbiamo parlato della lombosciatalgia e sicuramente si ricorderà che abbiamo parlato anche del dolore di spalla soprattutto il dolore di notte ecco eh, subito dopo la lombosciatalgia il dolore di spalla il terzo il terzo elemento fastidioso noioso, doloroso per l'essere umano, perlomeno per la popolazione italiana, è il dolore al collo. Chi di noi, <ride> sfido tutti gli amici che ci stanno certo. vedendo, chi di noi non ha avuto perlomeno una sola volta nella vita un dolore al collo? Bene, il dolore al collo eh, certe volte eh, può essere importante, certe altre volte no. Per fortuna, anzi ci tengo a dire che... Eh, in linea di massima non sono patologie gravi però bisogna fare molta attenzione perché eh, a volte il dolore dal collo si irradia e arriva scende lungo il braccio fino alla mano e diventa una cervicobrachialgia per cui eh, a quel punto bisogna stare molto attenti eh, per cui eh, fondamentalmente questa cervicobrachialgia è una patologia della cervicale, cioè una patologia del rachide cervicale. Poi vedremo durante la trasmissione tutte quelle che sono le malattie che possono portare questo dolore e come si manifestano, quali sono i sintomi che danno. Eh, diciamo che eh, il 10-15% della popolazione adulta. Soffre di dolore alcolico. Una percentuale è abbastanza alta. È una percentuale alta, come dicevo, proprio perché si colloca al terzo posto subito dopo la lombosciatalgia, che è i primi posti, poi il dolore di spalla e la cervicalgia, che quando si irradia al braccio si chiama cervicobrachialgia. Eh, come dicevo prima, la cervicalgia. Uh, è un dolore al collo che uh, bisogna tenere ben sotto controllo perché altrimenti può dare delle manifestazioni a livello del midollo spinale, dei nervi del midollo spinale e quindi ci possono essere delle complicazioni, delle neuropatie vere e proprie. E queste neuropatie possono avere dei deficit, possono... Esitare, quindi dare delle complicazioni, proprio dei deficit <coughs> neurologici addirittura nell'1% di questi 10-15% degli adulti. Eh, sotto il profilo del sesso, diciamo che eh, sia le donne che gli uomini sono colpiti alla pari e quindi ci sta una buona parità Peccena. fra i sessi. Fondamentalmente è l'età adulta quella maggiormente colpita. colpita, anche se devo dire. Che ultimamente poi lo vedremo per il fatto che, nella società eh, digitale di oggi, della società elettronica digitale, eh, molto spesso si usano oltre ai computer PC portatili, tablet, eccetera, eccetera. Si usa il telefonino, il movimento del collo, soprattutto quando si tiene il telefonino così, il collo abbassato, è problematico per il rachide cervicale. Per cui, eh, si sta abbassando l'età. Della cervicalgia, cioè mentre prima era proprio specificatamente degli adulti, ultimamente l'età si sta abbassando. Quello che è importante è questa, questo cartello che faccio vedere. Queste sono delle sigle, perché ci sono delle sindromi a livello del midollo spinale, cioè delle patologie a livello proprio del midollo che passa dentro le vertebre cervicali che possono dare una cervicobrachialgia, cioè un dolore che arriva lungo il braccio. Ci sono però altre sindromi spinali, cioè delle irritazioni o delle compressioni proprio del midollo che non danno una cervicobrachialgia, ma danno solo una cervicalgia. Ecco, la C sta per cervicalgia. Quindi è più leggera cioè questa. Danno un dolore al collo. Però in entrambi i casi bisogna sempre fare molta attenzione. Poi ci sono addirittura delle patologie che non sono spinali, quindi non spinali, che possono dare questo dolore al collo e ehm, che si può irradiare anche lungo tutto il braccio, ma questo poi lo vedremo. Perché si irradia questo dolore? Cioè, perché noi a un certo momento soffriamo al collo e poi ci accorgiamo Arrivata. che questo dolore scende per il braccio. E questo dolore scende per il braccio proprio perché, questa è una bellissima immagine che io ho portato proprio per far comprendere, vedete tutte queste sono delle strisce colorate. Ebbene, ogni striscia colorata corrisponde a un nervo che parte dalla, dal colo. dalla colonna cervicale. E qui io ho portato quest'altro disegno dove questa è una radiografia del collo. Qui vediamo il cranio e qui poi ci sono le vertebre che a partire subito dalla prima vertebra che si trova sotto al cranio, che è la C1. Sono sette. Che... Quante sono i cervicali? Sono sette. Sono preparatissima. Preparatissima grazie a lei. dottoressa. Sette. <ride> sette. <ride> Quindi a partire dalla prima uh, vertebra cervicale, C sta proprio per cervicale 1, che si chiama Atlante. Si chiama Atlante per. Come Atlante so... reggeva il mondo. L'Atlante la deve reggere il cioè mondo. Io la testa. sto imparando tante cose, in grazie. Diversa. Imparate anche voi che ci aiuta ad affrontare i problemi. Quando eh. si conosce il problema, lo si affronta subito. Meglio. Sotto alla prima vertebra cervicale c'è la C2, cioè la seconda cervicale. Questa è una vertebra molto importante perché è una vertebra che si chiama epistrofeo. L'epistrofeo è quella che purtroppo tante volte. In epoca molto, molto, molto remota, eh, quella era imputata e incriminata quando i, i condannati venivano impiccati, che si rompeva Questa. e quindi compremeva sul collo, eccetera, eccetera. Poi eh, ci sta la C3, C4, C5, C6 e C7, che sono le sette vertebre cervicali. Questo è uno spaccato della colonna vertebrale cervicale, dove faccio vedere in giallo il midollo spinale e dal midollo spinale partono poi i nervi che sono questi rami che partono da questo cordone giallo e questo è un taglio invece sagittale dove si fa vedere il midollo spinale e qui il disco intervertebrale tra una vertebra e l'altra che nell'ernia del disco questo disco va a finire nel uh, midollo spinale dando poi quei segni che uh, ci danno tanto fastidio e quindi a questo punto una volta fatta appunto la esposizione molto chiara, vediamo quali sono poi le cause, perché alcune persone vengono colpite e altre no. Ecco, allora, eh, questo è eh, molto importante. Perché alcune persone soffrono di più e altre no? Perché eh, ci sono delle persone che si tutelano, cioè che conoscono il problema. E seguono alcuni consigli, però non voglio anticipare niente perché i consigli poi li daremo. Certo, alla fine, la, la, vediamo la... prima le eh, cause. Andiamo ci sono le te. cause, le cause possono essere tantissime perché si parte, questo è un altro cartello dove io faccio vedere che le cause possono essere di natura genetica, cioè addirittura possono essere ereditarie per una malformazione della struttura anatomica delle collo. È proprio una predisposizione? Sì, genetica. nascono proprio con deformità del collo non entro nei dettagli, ma ci sono delle deformità del collo che eh, danno poi questa sintomatologia. Poi ci sono le malattie reumatiche e le malattie reumatiche le sappiamo benissimo, quindi quali sono cioè, che possono portare questo problema. Ho parlato dell'ernia del disco. L'ernia del disco è eh, quella ernia che si forma di quel disco intervertebrale che ho fatto vedere prima, adesso non voglio riprendere il cartello che il disco rotude va dietro e va a comprimere quel midollo spinale e addirittura se si sposta a destra o a sinistra va a comprimere uno di quei rami nervosi che partono dal, dal midollo. Poi ci stanno queste altre patologie che non sono spinali, come dicevo prima, ma sono extra, spinali, cioè sono fuori dalla patologia spinale, come per esempio il muscolo ispessito. Avete mai visto quelle persone che hanno quei colli tozzi, grossi, eccetera, eccetera? Ecco, lì ci sta un grande ispessimento della struttura muscolare paravertebrale. Eh, proprio sono dei muscoletti che sono lì tra una vertebra e l'altra, e sono proprio aderenti alle vertebre. Se questo muscolo si ispessisce, dà una serie di irritazioni anche al midollo e può portare questa cervicalgia o una cervicobrachialgia. Poi altre cause sono i trami cervicali cioè quando noi per esempio abbiamo un incidente in macchina, colpo il colpo di, fru di frusta eccetera eccetera, o anche un una semplice urto della testa contro eh, il vetro della macchina oppure per terra eccetera, si possono avere delle complicazioni sulla struttura anatomica e questa poi chiaramente si ripercuote in una sintomatologia. Eh, volevo dire a questo punto che bisogna fare una mh, distinzione tra questo dolore al collo, che ha un'origine, come abbiamo detto, spinale oppure non spinale, con altri dolori che si manifestano al collo e che possono prendere il braccio, che però hanno un'altra origine. Io adesso lo cito solamente perché voglio dare un'informazione quanto più ampia possibile, in modo tale che i nostri anche telespettatori, sì. se arriva un dolore a collo, non pensano che questo dolore sì, a collo pos chiaro, possa chiaro. dipendere solo dal cervicale, ma ci possono essere anche altre patologie. Come tutti sanno anche un disturbo cardiocircolatorio, la classica ischemia cardiaca può portare il dolore al collo e al braccio. E aggiungo anche un'altra cosa che addirittura eh, certe volte eh, ormai mh, i nostri telespettatori che eh, ci, seguono, ci seguono, ma che ascoltano anche a volte il telegiornale, quindi eh, sanno che ultimamente la meningite... Sta prendendo un po' il sopravvento rispetto a prima, che si era quasi debellata, ma adesso che sta ritornando, eccetera. La meningite, eh, molti eh, telespettatori se lo ricorderanno, eh, si manifesta anche con un dolore al collo, con una contrattura muscolare, uno spasmo muscolare, il classico torcicollo. Quindi un dolore al collo con il torcicollo e con il dolore al braccio. C'è anche un senso: il fiato corto, eccetera, eccetera. Altri sintomi, però, giusto per dire che a volte questo dolore al collo. Può essere anche, anche importante pena. e non è da sottovalutare, come sempre, lei lo sa, io lo dico sempre, quando arriva un dolore, qualunque esso sia, campanello d'allarme. Cosa bisogna fare? Andare subito dal dottore. <ride> Bravo, hai visto, lei segue bene. Allora stiamo parlando di sintomi, adesso <ride> lei accennava per allargare un po' il campo, sì. anche l'informazione veloce, anche a questa della Meningitis. Parliamo di sintomi in generale sì. adesso. Allora, per quanto riguarda i sintomi, eh, eh, quando si parla di cervicalgia si parla quindi di dolore, quindi il sintomo predominante, il sintomo per eccellenza in una patologia del collo è il dolore, quindi il dolore... Il dolore è il sintomo più importante. Questo dolore può manifestarsi a volte anche con altri aspetti eh, caratteristici. Uh, ho messo qui delle fitte, quindi come se fossero degli spilli, o addirittura certe volte questo dolore si accompagna a una sensazione di bruciore che prende il collo, che scende giù dietro la scapola o davanti e che può scendere lungo il braccio. E quindi, quando comincia a scendere lungo il braccio, si parla di cervico-brachialgia. Addirittura ci sono delle persone che dicono che sentono una sensazione di calore che prende fino alle dita. O che si addormenta addirittura, o la che mano, si addormenta addirittura della mano. Ecco questo, questo è un altro sintomo, mi... è collegato sì, a questo. Sì, questo mi, mi piace quello che lei sta dicendo, perché quando arriva questo sintomo, che è proprio questo che io mostro in quest'altro quest cartello, i formicoli quindi classica la sensazione che si sta addormentando la mano, Oppure la rigidità cervicale o la debolezza, anche che non si riesce manco a mantenere la tazzina di caffè fra le dita perché c'è poca presa. Quindi, non si riesce a mantenere la tazzina, non si riesce a sollevare addirittura una, una bottiglia d'acqua. Questi sono dei sintomi premonitori molto importanti perché significa che c'è una patologia a livello spinale, quindi stiamo parlando del midollo spinale, che sta dando delle compressioni a livello proprio del midollo e quindi sul nervo, che ha indebolito il nervo stesso e quindi il nervo sta soffrendo molto. Quando ci sono questi sintomi, ecco, non rimandate ulteriormente la visita, correte immediatamente dal medico perché bisogna fare la diagnosi precisa. Capire perché c'è questo sintomo, e bisogna identificare e individuare la causa di questa sintomatologia e attivarsi con una strategia terapeutica adeguata. Quindi la terapia, vediamo adesso nei uh. vari casi, nelle differenziazioni delle cause. Sì. Quali sono le terapie? Allora, la, per quanto riguarda la terapia, ehm, diciamo che eh, noi partiamo inizialmente con il dolore al collo. Quindi, il dolore al collo, generalmente quando arriva. Uh, si comporta in questo modo. Uh, una volta che arriva il dolore al collo, uh, le strade che può prendere o che si risolve nel giro di pochi giorni oppure questo dolore al collo non si risolve e continua. La cosa che si fa normalmente è quella di prendere subito un farmaco e infatti eh, diciamo che la farmacologia è ehm, un elemento importantissimo per il trattamento del dolore al collo. Io consiglio sempre di prendere un farmaco molto semplice, molto facile e che non abbia grosse complicazioni o effetti collaterali. Sto parlando del paracetamolo. Il paracetamolo è, è la per... molecola, di... lo possiamo fare pubblicità, ma lo sanno tutti. <ride> esatto, l'ho preso anch'io quando ero piccolo. Da ecco, la bambina l'abbiamo dato, quando veniva la febbre, si pigliava il si paracetamolo, e con la suppostina di cosa, E la febbre, però, il paracetamolo come lì. molecola è molto importante perché agisce come antidolorifico. E ehm, voglio dire una cosa: che per quanto riguarda proprio il paracetamolo, Viene indicato come prima sostanza farmacologica da utilizzare in tutti i casi di dolori. Eh, apro una piccola parentesi, lei sa che ehm, è uscita una legge, la legge, eh, 38, ehm, la legge numero 38 del 2010, che eh, finalmente stabilisce che tutti hanno diritto al trattamento del dolore. Ebbene, sempre, questa legge del numero 38 del 2010 stabilisce che. Il primo passo da utilizzare per il trattamento del dolore è proprio il paracetamolo. Per cui tutti gli amici che ci stanno ascoltando da casa, eh, nel caso che dovesse arrivare il eh, dolore al collo, eh, utilizzare subito il paracetamolo. Ma ci sono anche altre eh, strategie terapeutiche che i pazienti possono utilizzare a casa, come per esempio i massaggi. I massaggi fanno bene, e anche un po' di fisioterapia del collo fa benissimo. Poi, io eh, ho messo anche questo, eh, la cura del, da, da parte dell'osteopata e l'osteopata agisce in una maniera. Io credo molto nell'osteopata come credo molto anche nel posturologo, perché ho sperimentato a mie spese che eh, a volte alcune patologie dipendono anche da una cattiva postura, una un cattiva abitudine diciamo, comportamentale dal punto di vista della postura. E, e quindi sia l'osteopatia che l'apostrologia per me sono elementi importanti per eh, risolvere questo problema del dolore al collo. Voglio dire una cosa molto importante, se il dolore al collo arriva e dura solamente qualche giorno e va via, va bene, quindi con questi consigli che ho dato possiamo stare tranquilli, ma se il dolore non va via... Dopo qualche giorno, nonostante noi abbiamo utilizzato il paracetamolo e tutte queste cose, qui, e significa che allora il problema è più importante e allora a quel punto non ci sono altri sistemi che non quelli di andare dal medico per farsi fare una diagnosi. Consigli? <ride> non potevano che mancare i consigli. E lei lo sa, dottoressa, che io... Eh... Il mio pallino proprio quando facciamo queste trasmissioni è sempre quello di dare dei consigli. E quindi, anche questa volta voglio dare dei consigli. Allora, la cosa più importante è quella di dormire a pancia in su. Proni. Così. Ah. Così. E non tutti lo facciamo. No, eh, tutti a volte o dormono a pancia, pancia sotto o lateralmente. Troppo, o, troppo lateralmente oppure questo braccio non sanno dove metterlo, eh, se fa male il collo io consiglio di mettere il braccio così dietro la testa. È una funziona. provatelo che funziona. Poi leggo qui. Eh, in rosso l'ho messo, non stress e non nuoto. Allora, ehm, il non stress è chiaramente è comprensibile perché lo stress incide a tutti i livelli, quindi incide non solamente se una persona ha il dolore al collo, ma incide su tutto, incide anche sulla nostra performance, sul modo di relazionarci con gli altri, sul nostro mondo del lavoro, incide sul nostro metabolismo, lo, lo stress incide moltissimo e ometto di dire che incide anche a livello psicologico perché mi sembra talmente pleonastico che è inutile dire che incide anche a livello psicologico. Ma un'altra cosa che io ho messo qui in questo cartello è il nuoto, cioè non bisogna fare nuoto perché succede che tante volte ehm, sia direttamente i pazienti ma anche a volte i consigli che vengono forniti da tante persone. Fai un poco di nuoto, perché ritengono che muovendo il collo eh, facendo il nuoto no? si muove il collo così possa far bene. Ecco, non è proprio così. In questo caso, In no. questo caso non è proprio così. Addirittura muovendo molto il collo può essere più eh, dannoso e quindi può aumentare moltissimo non solo il dolore al collo, ma può anche essere precludere a ulteriori aggravamenti della patologia di base, il cuscino. Il cuscino, ma lei mi sta anticipando. Dopo, è cose... eh, perché sono tante le cose da dire, che <ride> penso la trasmissione, quella di oggi non ce la faremo, però il cuscino, eh, solo il cuscino. Allora, il cuscino, benissimo. Allora, sul cuscino, io mi permetto di mh, prendermi qualche minuto perché effettivamente eh, noi abbiamo una cattiva impostazione eh, di dormire. Eh, forse perché non abbiamo avuto mh, magari chi ci ha dato dei consigli utili su come dormire, però il cuscino è fondamentale perché tutti quanti noi abbiamo bisogno di un cuscino che sia adatto a noi, cioè per dirla in breve, non è che esiste un cuscino che va bene per tutti quanti. Ma è un po' come un vestito: cioè ognuno di noi dovrebbe prendersi il cuscino che è più adatto alla sua persona. Anche perché il nostro corpo, la nostra colonna, la colonna che ho io è diversa dalla colonna che c'ha lei, è la, la nostra colonna è diversa da quella. Ognuno di noi ha la colonna vertebrale che è fatta in un certo modo. Per cui io devo calibrare il cuscino secondo quello che è la mia testa. Ma in particolare nel caso proprio di questo dolore al collo, quando si ha dolore al collo, bisogna mettere sotto al collo un cuscino cilindrico, cioè bisogna che il cuscino cilindrico si appoggi proprio sotto la cervicale e la testa vada un poco più indietro. Perché questo? Perché la colonna cervicale è un po' curva e a volte quando scatta il dolore al collo, i muscoli tendono a raddrizzarla. E allora è utile, un po' come se facessimo un'autofisioterapia, mettendo questo cuscino cilindrico sotto al collo, noi ripristiniamo in qualche modo la curvatura del collo. Bene. Signori, i consigli da dare, eh, cioè le domande che vorrei fare a nome vostro sono tante, se va bene il caldo, se va bene il freddo, eh, se ci vuole la famosa sciarpetta quando abbiamo il dolore, olio e collare. Però il nostro tempo ci fanno segno, è scaduto, anzi oggi qui ai Damiani da dove trasmettiamo eh, ci sarà stata un po' di confusione nel sottofondo perché un giorno particolare stanno organizzando è no, stanno organizzando un torneo di poker, ah. un torneo di burraco, poi c'è una festa, sempre in pieno fermento questo complesso. Quindi se ci sarà stato qualche disturbo non fa niente, noi comunque abbiamo fatto tutto... E' bello della diretta. Allora dottore, le strappo la promessa, noi la prossima volta continueremo questo discorso sì. perché come diceva lei, io in primis soffriamo molti di questi disturbi anche per la postura, magari torneremo e lei ci darà sì. questi famosi consigli... consigli ecco sì. perché le avrei fatto queste domande che sembrano banali, ma quelle che ognuno di noi magari... Con effetto placebo pensa di sì. risolvere, ecco, sciarpa, cappello, io per primo. Ne parliamo to alla prossima. Ecco, ecco, allora, signori, il dottore Grosso vi saluta, io anche vi ringraziamo per averci scelto ancora una volta e alla prossima. Arrivederci a tutti.